gruppo. Saluto Mario Giordano, giornalista, scrittore, amico di Tagadà, mi fregio di dire. Come sta, direttore? Tutto bene, tutto bene. Oddio, l'ultima volta da questo studio me ne ero andato via in modo un po' precipitoso, per cui sono contento di ritornare. Sono contenta anch'io. Senta, siamo reduci dal risultato delle regionali sarde, peraltro abbiamo vissuto faticosamente lo spoglio, insomma, cioè, è stata una sofferenza vera lo spoglio. Abbiamo i risultati ieri. Definitivi, finalmente. Adesso ci abbiamo messo quelle 24 ore, però insomma, che vuole che sia. Meglio tardi che mai. Allora, domanda facile, direi di riscaldamento. Chi ha veramente vinto, chi ha veramente perso? Ma ha vinto sicuramente il centrodestra, questo è abbastanza evidente. Ha perso il Movimento 5 Stelle, questo è altrettanto abbastanza evidente. Quindi questo mi sembrano due dati abbastanza chiari. Allora, partiamo dai numeri dal perdente, no? Lei dice i numeri sono chiari. Scusa, posso dire un altro che hanno perso? Hanno perso però anche tutti quelli che per un giorno appunto hanno fatto dibattiti su un testa a testa, un ballottaggio che non esisteva. Beh, hanno perso anche i sondaggisti, perché poi hanno c'erano gli exit poll, anche i sondaggisti, gli exit poll hanno sbagliato. Il testa a testa che esisteva solo nella testa di chi l'ha raccontato, e anche i sondaggisti che insomma... forse dovremmo capire che gli exit poll valgono più o meno come le analisi dei fondi dei caffè a questo punto. Sì, diciamo, non sempre ci prendono, mettiamola così. Allora... Movimento 5 Stelle, dice il direttore Giordano, ha certamente perso. Di Maio si è detto però soddisfatto, ha detto in Sardegna non c'eravamo, adesso ci siamo, non bisogna confondere le mele con le pere. Rilevo che il 4 marzo del 2018, quindi solo un anno fa, in Sardegna, la Sardegna era tutta gialla, no? Avevano preso il 42,5%. Però appunto sono votazioni diverse, le amministrative spesso non vanno bene per loro, e adesso hanno preso meno del 10 e Di Maio dice siamo vivi e vegeti, cosa sta succedendo lì dentro? Ma no, ma è chiaro che dal punto di vista numerico il confronto con le politiche è un confronto inadeguato. In questo ha ragione Di Maio quando dice le mele e le pere, perché alle regionali sappiamo che gli altri partiti si presentano con una serie di liste aggregate, mentre 5 Stelle vanno con una lista unica, e questo, già solo questo, fa un'enorme differenza. Enorme, certo. Inoltre scatta un altro meccanismo che secondo me è scattato in Sardegna, che è quello del cosiddetto voto utile, cioè nel momento in cui io non posso fare in modo che i 5 Stelle, perché si capisce che non possono arrivare al governo della regione, allora voto o non voto. Il 40% mi sembra degli elettori del 4 marzo scorso dei 5 Stelle non sono andati a votare, gli altri si sono divisi a metà, esattamente metà al centrodestra e metà al centrosinistra, cioè cerco di votare chi mi sta meno antipatico delle altre due formazioni per impedire che vinca quello più antipatico. Quindi ci sono tutte queste spiegazioni, che sono spiegazioni, come dire, che danno un senso alla frase di Di Maio. È vero che non sono mele con le pere, però è anche inevitabile che lo stesso Di Maio sta parlando di riorganizzazione del movimento in un partito, quindi è evidente che c'è un problema di un movimento che è cresciuto, è arrivato a quelle percentuali che abbiamo visto alle politiche sulla base di un movimento di opposizione, di protesta, di contestazione, di rinnovamento. Adesso ha la sfida di cambiare e vedere se trova la strada per diventare un partito di governo. Questo è quello che sta succedendo. Allora, da una parte c'è Di Maio, dall'altra parte c'è Salvini. Salvini esce più forte da queste elezioni, e quanto più forte, quanto deve regolare la sua forza oggi per gestire dentro il governo il patto con Di Maio? Secondo me esce più forte, ma per l'appunto, come diceva lei, deve regolare la sua forza, perché se Di Maio non può, secondo me, rompere il patto di governo, perché in questo momento è debole e non gli conviene rompere in questo momento il patto di governo nel momento in cui il Movimento 5 Stelle è un momento di debolezza, al contrario Salvini secondo me non vuole rompere il patto di governo perché in questo momento è troppo forte, e quindi in questo momento gli conviene troppo continuare a stare in questa situazione, diciamo, di forza all'interno
all'interno del governo, però non ne può neanche abusare più di troppo, perché la sua preoccupazione infatti era già stata evidente dopo le elezioni in Abruzzo. Se la ricorda il direttore teorema, chi meno ama è il più forte si sa, però esatto. Poi, capito, corri il rischio che quell'altro ti lasci e non va bene. È certo, perché se si esagera poi dopo questa situazione non può andare. Oltretutto Salvini ha anche un altro problema, che in questo momento questa situazione di doppio binario, quindi di governo con i 5 Stelle e di giunte locali con la maggioranza di centrodestra, può benissimo andare avanti. Ma quanto a lungo lo si può portare avanti perché poi non diventi qualcosa di diverso, perché cambia la strategia, oppure che non sia più così proficuo come è stato in questi primi mesi, perché può anche essere che fino adesso, sfruttando il tema dell'immigrazione eccetera, è stata una situazione proficua. Lo sarà ancora per quanto tempo? Questo è l'altro problema. Anche perché, lo dicevamo prima, sul tavolo ci sono una serie di dossier, no? Penso soltanto alla TAV. Ieri improvvisamente abbiamo sentito Tria, che è passato dall'essere il povero Tria tutta una parola, ad avere, diciamo, un momento anche di durezza verbale, no? Perché si è schierato a favore della TAV dicendo che vanno rispettati i patti, eccetera. Quello anche è un segnale che comunque delle cose si muovono e che ad un certo punto poi dovrai decidere cosa fare o no. Era un Tria particolarmente pimpante, quello che abbiamo visto, in quello che era veramente, è uscito dall'imitazione di Crozza ed è ritornato se stesso quasi, era una cosa sorprendente. Però sì, il problema si pone, però anche in questo caso bisogna vedere fino a che punto tirare la corda, perché è evidente che in questo momento si potrebbe tirare la corda sulla TAV, come sulla legittima difesa, come su tanti temi, però la preoccupazione è quella di mantenere la situazione in equilibrio, cioè ottenere il massimo, da parte della Lega dico, ottenere il massimo possibile, però senza mettere troppo in difficoltà Di Maio, perché certo. Se tocca dire sia la TAV, sia la legittima difesa, già ci sono le interviste, le abbiamo lette stamattina, che per la prima volta escono allo scoperto a chiedere le dimissioni, la Fattori, la Nunes, che chiedono a Di Maio un passo indietro, cosa abbastanza, insomma, stramba, perché in un momento di questo momento chiedere dimissioni significa indebolire ancora di più il proprio movimento in quel momento, ma va bene, lo chiedono legittimamente, e se ancora lo si spinge a fare una serie di provvedimenti che vanno contro la storia, la tradizione e il programma di 5 Stelle, questo si indebolisce ancora di più, e poi questa alchimia è difficile da portare avanti, da tenere in piedi. Nel frattempo, diciamo, ci sono i conti che, come vogliamo dire, sono diversamente buoni. Io faccio un po' fatica sull'anno bellissimo, però appunto quanto siamo in difficoltà e quanto l'elemento economico può essere il vero discrimine. È quello che dicevo prima, quando dicevo della difficoltà di portare a lungo avanti questo gioco con soddisfazione, e dipende anche proprio da questo, cioè da quali risultati danno. Ora, è vero che le misure previste da questo governo non sono ancora entrate in funzione, quindi non hanno ancora dato quel... Io non lo so se daranno apporto o no, ma sicuramente so dire che fino a questo momento né quota 100 né reddito di cittadinanza hanno ancora cominciato a esercitare l'effetto che secondo il governo dovrebbe essere benefico, e quindi anche poter rilanciare la cosa. Però sappiamo già anche che questa cosa non basta. Stamattina c'è una bella intervista del Premier Conte al Sole 24 Ore, che rilancia sulla necessità, ne abbiamo parlato credo qui anche più volte, sulla necessità di aprire i cantieri subito, al di là della TAV, che poi diventa sempre una questione ideologica da 30 anni, una questione ideologica. Ma ce ne sono almeno altri 27 cantieri che si potrebbero aprire subito, immediatamente. Sono in grado di farlo domani, dopodomani, perché questo serve per rilanciare l'economia. Aspettare solo gli effetti di reddito di cittadinanza e quota 100, ammesso che ci saranno, secondo me può non bastare. Esatto. Però noi abbiamo un problema, direttore. Ahimè, diciamo, ce ne siamo accorti, siamo perennemente in campagna elettorale e adesso partirà la corsa per la campagna elettorale per le europee. Allora io le chiedo, quanto ci dobbiamo preoccupare, cioè quante ne vedremo, quanto tasso di propaganda possiamo ancora sopportare? Vabbè, però adesso non facciamo troppe iscritti, noi poi ci sguazziamo in tutto ciò. Sì, noi siamo in conflitto di interesse, questa è evidente, perché noi viviamo di questo. Siamo non c'è dubbio. Siamo onesti. Totalmente d'accordo. Perché
Però diciamo che ci sono dei picchi che uno fa un po' fatica anche, no? Sì, no, adesso a parte gli scherzi, sì, servirebbe operatività concreta, quello che dicevo prima, servirebbero misure concrete. Però anche da questo punto di vista, con tutte le critiche che si possono fare a questo governo, non è che le decisioni non l'abbiano prese. Poi ripeto, reddito di cittadinanza e quota 100 saranno giuste e sbagliate, saranno fatte bene o male, si vedrà, daranno gli effetti sperati, no, però loro l'hanno fatto. Sull'immigrazione è stata fatta tutta una serie di provvedimenti concreti, il decreto sicurezza è stato fatto, i grandi centri di cui abbiamo parlato tante volte, Conetta, Carla di Castelnuovo, sono stati chiusi, adesso si parla di Mineo, quindi non bisogna neanche cadere nella retorica che accanto alla campagna elettorale non si faccia nulla, poi bisogna vedere appunto quali saranno gli effetti. E per finire, direttore, le chiedo lo stato di salute del Partito Democratico, perché diciamo leggendo i commenti non di stamattina... Vinto. No, hanno vinto, mi pare una cosa un po' eccessiva, diciamo, una pecca di ottimismo. Mi sembrava di però capire che sembra che il malato sia vivo, ecco, se non altro hanno certificato di essere in vita, o no? Bah, insomma, non so, ho visto commenti entusiastici anche qua, commenti entusiastici basati sul... Quella è la storia del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, direi. Sì, come tutte le cose si può vedere mezzo pieno, mezzo vuoto, però faccio rilevare che nonostante, oltre al dimezzamento rispetto ai voti delle precedenti regionali, è calato ancora rispetto ai voti delle politiche, il Partito Democratico, dove pure è una batosta storica, non solo, fa un risultato però senza la presenza dei leader del PD, cioè andando in una zona. Quindi se parliamo di stato di salute della sinistra, di segni di risvegli della sinistra, lo posso capire, ma del PD no, perché viene attraverso un candidato che è esterno alla storia del PD e che fa campagna elettorale tenendo alla larga i simboli, i manifesti e i protagonisti del PD. Adesso poi ci facciamo aiutare dall'onorevole Morani che ci raggiunge tra poco. Mamma mia. Grazie intanto a Mario Giordano.